il padre dov'era di Giancarlo Ricci, sottotitolo Le omosessualità nella psicanalisi, edito da Sugarco Edizioni. Il libro del 2013. Quando noi rimaniamo interni a una parola, il resto è un protocollo di esecuzione, con le varianti frutto della variabile umana, dell'equazione personale, della soggettività, anche del presunto soggetto diviso, di Lacan, che sembrerebbe un'apertura, questa divisione rispetto alla credenza in un soggetto monolitico, che sarebbe quello appunto che non analizzerebbe nulla e rimarrebbe per l'appunto interno alla parola. È il caso del tema, dell'argomento, della questione. In questo caso è sia il termine padre e non solo il termine dove, una elaborazione del dove che ha portato i psicanalisti matematici a sviluppare la topologia di Lacan, presupponendo che il dove fosse spaziale e non fosse invece un'altra cosa. In questo caso, il termine, la parola che non termina, è omosessualità. Se noi affiggiamo sin dal titolo del libro Omosessualità, noi siamo nella sua costruzione, noi partecipiamo all'edificazione di un concetto di omosessualità, che poi richiederà la sua geometria, la sua esecuzione. Quindi noi siamo nella costruzione del termine che segue ad un criterio costruttivo che molto sbrigativamente è stato per lo più ritenuto di natura divina. È il creazionismo, no? Nelle etichette della ricerca universitaria. E che noi siamo per l'innatismo o per il costruttivismo, per un'altra struttura, per una terza via, che in tal senso potrebbe essere quella linguistica, che non è innatista e nemmeno comportamentista, ebbene parteciperemo comunque alla sua costruzione sociale. Per quanto sia ci sia appunto qualcosa, e questa è l'agnosi, che sia evidenziato, o come bene o come male, e qui siamo nell'ambito del male, del male habitus, del cattivo abito, della malattia mentale, al quale porre un rimedio con la terapia, che sia psicanalitica, che sia comportamentale, che sia cognitivista ed altro, no? Sono rubricate 300-400 forme di psicoterapia. Allora è una parola rimedio contro una parola veleno. E in questo caso ha ancora questa posizione, omosessualità. C'è il tentativo di non discriminare e nello stesso tempo c'è il tentativo normativo che non può che discriminare. E quindi una parola sana contro una parola malata. E in questo caso è l'eterosessualità, ancora una volta presunta sana, contro l'omosessualità, che non è affissa a chiare lettere come malattia, ma è una questione come limite all'eterosessualità, dove l'eterosessualità non è messa in discussione. Omosessualità. Si gioca molto sulla radice homo, scivolando verso tutt'altro etimo, quello di uomo, la sessualità tra simili e non tra dissimili, diversi, altri. E comunque Giancarlo Ricci, per
parla di omosessualità al plurale, come se fosse un vantaggio teorico affermare che ce n'è più di una e non una sola, che sarebbe quella politicamente, psichiatricamente, socialmente corretta. Sesso, il suo etimo, peraltro incerto, ma potremmo anche leggere differentemente questa incertezza, come dire che non si è mai lasciato padroneggiare e controllare dalla presunta conoscenza umana. Ebbene, sesso è taglio, viene da seccare. Sessualità, non tanto il taglio maschile e il taglio femminile, non tanto il mito dell'ermafrodita tagliato in due, no? Che c'è in Platone, quanto la divisione delle cose. Come le cose si dividono? Il pragma di questa divisione è la sessualità, quindi non più connessa alla funzione umana e non più spacciata come funzione erotica. E comunque più di un autore, proprio per andare in tutt'altra direzione rispetto a quella vigente in materia erotica più che sessuale, scrive Uomo sessualità, da Pierre Legendre a Armando Verdiglione. La sessualità che di chi si riconosce tra simili. Ebbene, questa definizione antropologica, non analitica, non rispetto al linguaggio, appartiene alla categoria di un termine che è quello di immagine. Il principio di somiglianza e di dissomiglianza è visivo, è un principio visivo. Il principio di somiglianza e di dissomiglianza è visivo, i simili e i dissimili sono visti, mentre nulla di questo può essere detto a proposito dell'inconscio, semmai qualifica la ratio del conscio. Eterosessualità e omosessualità. Sembra che tutti capiscano tutto con queste due parole e che non ci sia nulla da indagare, come nel sogno dell'ideologia vigente, quella tecno-scientifico-manageriale. Ci sono monumenti eretti su queste due cose, anche non chiamandole per nome. Omosessualità e eterosessualità sono termini emersi nell'Ottocento. Forse prima non si poneva la questione nel modo in cui è posta oggi. E per quanto riguarda l'omosessualità maschile, c'erano altri termini: pederastia, sodomia, inversione, rimanendo a quelli dotti. Poi c'è tutto il gergo, il turpiloquio rispetto all'omosessualità. Quindi non possiamo mantenere un termine se non rubricandoci sotto la dicotomia del visivo simile dissimile. È un approccio dicotomico. Quando noi manteniamo un aspetto della dicotomia, quando anche manteniamo entrambi i poli, o rendiamo la cosa polivalente parlando di omosessualità al plurale, o di un continuum tra i due poli, come nel dualismo psicofisico, non usciamo dal principio dicotomico. E come dice Freud, allora la dicotomia ci governa. E a questo proposito, parlando della coppia oppositiva maschile e femminile, secondo Freud, anche chi cerca di capire quando un polo cambia nell'altro polo non trova l'uscita dalla prigione dicotomica. E così anche Vladimir Kandinsky, alla ricerca di quando il punto diviene linea e quando la linea diviene superficie.
E, diciamo, noi è quando una superficie diviene volume di tre dimensioni e poi c'è una topologia di dimensione superiore, di dimensioni superiori, no? Nelle quattro dimensioni esisterebbe la vera bottiglia di Klein, che è chiusa su di sé, e l'interno combacia con l'esterno, e in quattro dimensioni quello che in tre dimensioni è la banda di Möbius, quindi un nastro in cui per una torsione interna l'interno è l'esterno e senza soluzione di continuità, senza il dentro fuori di cui si gargarizzano tutti. La sessualità riguarda il fare, il pragma, e le norme, le regole e i motivi sono linguistici e logici, stanno nell'altra faccia del pragma. Possiamo definirli esche del pragma, essenziali ma esche, ma non che nel pragma viga la legge del fare, ciò che si vuole. Il fare è secondo l'occorrenza, non secondo le quattro funzioni presunte umane a portata dell'uomo: volere, potere, dovere, sapere, che sono differenziazioni della presunta funzione di morte che noi ritroviamo tra le righe in una lettura talvolta distratta e talvolta no di Aristotele. Né voler fare, saper fare, poter fare, dover fare, e neanche le formule del negativo: non voler fare, non saper fare, non dover fare, non poter fare. Il fare secondo l'occorrenza nella sua politica è la sessualità. La sessualità non è ciò che i simili e i dissimili fanno del sesso, che non padroneggiano e non controllano, e sorgono qui le presunte benattie, i fortunati del sesso, e le presunte malattie, gli infortunati del sesso. Sessualità, la cui rappresentazione impossibile è l'erotismo, in tutto il suo bestiario, anche quello lirico. La sessualità, nella prima conferenza che tenni 30 anni fa, ho debuttato con la sessualità non è né uomo, né etero, né maschile, né femminile. Quella che è chiamata la sua presunta realizzazione è l'erotismo, l'applicazione dei vari protocolli edipici, che divengono anche le formule della sessuazione in Lacan, e quindi è la classificazione impossibile di ogni modo del fare, anche una classificazione impossibile di dispositivi, come nel Kama Sutra. Il criterio del simile e del dissimile, con l'esclusione del dissimile, è la variante epocale dell'inclusione parziale di alcuni per meglio escludere gli altri dissimili. È un criterio applicato dalla discriminazione sessuale, un criterio applicato dalla discriminazione politica, dalla discriminazione familiare, dalla discriminazione religiosa, dalla discriminazione militare, alla discriminazione in tutte le sue declinazioni. È razzismo, con varie sfumature, xenofobia, sessismo. Questo è il punto. Dire omosessualità maschile, sessualità femminile, transessualità, bisessualità è razzismo. Basta un elemento di questa serializzazione matematica impossibile, di questa trasmissione mancata,
perché la matematica è la trasmissione, è quel che si trasmette. Per sospendere la credenza nei sostituti impossibili della sessualità. Dire eterosessualità è discriminazione sessuale, come notano appunto i presunti omosessuali. Allora, definire come fa Giancarlo Ricci l'omosessualità come sintomo, perché il cliente, per i terapeuti non chiamati psicoterapeuti, è il cliente che si presenta dicendo che è disturbato da, è il cliente allora che è diventato psicoterapeuta di se stesso e qualifica un dettaglio della sua vita come un disturbo dopo essere stato qualificato di malattia. Certamente oggi avviene questa assunzione a vari livelli e in vari settori. Questa introiezione del linguaggio del manuale diagnostico dei disordini mentali dell'APA, dell'Associazione Psichiatrica Americana, che fa ufficio di Bibbia per gli psichiatri, c'è in questo manuale il termine sintomo, che è mantenuto, alludendo a tutto un lavoro particolarmente complesso, difficile. E quindi il fatto di stabilire qualche distinzione come quella tra sintomo nella psicanalisi e sintomo nella medicina, per esempio. Ricci dà per acquisito il termine sintomo nel viaggio da Freud a Lacan, quindi non in elaborazione, diciamo, no? È rimasta in sospeso l'elaborazione del sintomo e non l'ha mai data per conclusa Lacan. E in ogni caso, sia Freud che Lacan, in quanto psichiatri, hanno mantenuto un certo debito con la psichiatria, più importante forse nel caso di Lacan che in quello di Freud. In realtà la psicanalisi è sempre in gioco, anche nei termini presunti fondamentali, come potrebbe essere rubricato anche sintomo. E se il cardine dell'elaborazione di Giancarlo Ricci è il sintomo, in questo libro l'omosessualità come sintomo, mentre l'eterosessualità non è definita tale, non viene nemmeno all'esprit degli psicanalisti, no? Che sia un sintomo. Solo per il femminismo, quello erudito, quello radicale, è patentemente un sintomo. Sebbene non più come sintomo della malattia medica, come invece emergenza di un discorso che chiede una articolazione. Ebbene, è la stessa cosa che nel discorso medico, comunque, perché mantiene l'omosessualità in quanto tale. L'omosessualità sarebbe da articolare, l'eterosessualità no. Nessuno va in analisi disturbato dalla sua eterosessualità, apparentemente. Si dovrebbe dire con Lacan che vanno in analisi perché il rapporto sessuale non esiste. Mantiene questa ipotesi in particolare quale fantasma? Quello di una supremazia del crimine, del principio del crimine. L'omosessualità è un fantasma, è il ricordo di copertura del crimine. La formula di Armando Verdiglione, che leggiamo da più di 30 anni, è l'omosessualità è il ricordo di copertura del crimine. Non dice che è il ricordo di copertura del parricidio, anche se pare nello stesso verso questa questione.
Mentre, e questo lo diciamo noi, che l'eterosessualità sia il ricordo di copertura dell'incesto è una formula appunto che abbiamo derivato da questa lettura di Verdiglione. Ecco perché dal godimento dell'idiota nella masturbazione, così lo chiama Lacan, al godimento eterosessuale della cosiddetta coppia matura, al godimento con le prostitute, si tratta sempre del ricordo di copertura dell'incesto. Questo sarà il capitolo da sviluppare sulla fantasmatica dell'eterosessualità maschile, che non è esplorata nemmeno dai libri che affiggono come titolo la sessualità maschile. Ne abbiamo letti quest'anno 5 e rispetto a questo sono 5 prove mancate. Non riescono a sviluppare nulla, ma a rubricare fantasmi. Sono bestiari fantasmatici questi libri sull'eterosessualità maschile, che dai quali per via molto indiretta possiamo trarre degli elementi dell'elaborazione. In particolare dal libro che pare meno scientifico, Il desiderio e la puttana, in cui interviene come psicanalista Elsa Kayà, questa preponderanza della prostituta nella sessualità maschile, anche dove non c'è l'andare fisicamente dalle prostitute, dove la prostituta è in posizione di madre e addirittura si chiede se la madre non sia in posizione di prostituta, questa psicanalista, tuttavia lì dove si ferma in realtà è lì che comincia l'analisi della questione. Quando Giancarlo Ricci dice che non esclude che attraversato il fantasma qualcuno possa rimanere nell'omosessualità, quindi che non si tratta di guarire dall'omosessualità diventando eterosessuali, anche se l'eterosessualità risulta positiva e non elaborata, allora è in gioco appunto di rimanere nel sessismo, nel razzismo erotico, non quello della dicotomia del colore, non della dicotomia tra maschile e femminile, prima facevamo riferimento ai bianchi e neri, ma in quella tra simile e dissimile, in questo caso tra uomo e etero. E poi una presunta omosessualità che abbia attraversato il fantasma e che rimanga omosessualità meriterebbe di precisarsi come statuto di vita, invece qui è dato come approdo, quindi non verrà mai presa come una questione intellettuale, come una istanza da leggere, non da decifrare, ma da portare sino all'approdo, sino alla sua cifra. Possiamo dire delle cose interessanti che partecipano al fantasma dell'omosessualità e dell'eterosessualità. Per esempio, è chiaro dalla non elaborazione del fantasma che l'autore si ritiene eterosessuale, ovvero soggiace al ricordo di copertura dell'incesto. È la ragione che in altri punti del testo sprona l'eterosessualità come norma. L'eterosessualità non ha nulla di positivo rispetto all'omosessualità. E la stessa cosa vale per la formula inversa. In ambiti ristretti ci sono elogi, no, dell'omosessualità, in ambiti universitari, in particolare, anche in ambiti politici forse, ma sempre di nicchia, non di massa. La tesi di una omosessualità primaria, rimossa per far posto all'eterosessualità, eccetera. Questa è la tesi, per esempio, di Judith Butler.
La questione rimane quella della sessualità per ciascuno, per ciascuna, senza alcun omaggio per il biopotere, autentico tanato potere, emanato dagli scriba delle oligarchie, le famiglie sovrane del pianeta. Freud, nell'Avvenire di un'illusione, del 1927, questione tra l'altro mai ripresa, non abbiamo letto in un autore una ripresa di questa questione, dice che ci sono due famiglie che governano in Europa. Evidentemente parlava della famiglia reale austriaca e della famiglia reale inglese. Ma può anche darsi che non sia così e che mettesse solo quella inglese e dall'altra parte il nuovo trono del comunismo, Stalin. Le algebre impossibili della sessualità sono infinite, ecco perché è facile perdersi dentro e pensare di detenere il bandolo della matassa, ovviamente quasi mai riconoscendolo ma offendendo altri che non hanno questa questione, attribuendo loro di credere di detenere il bandolo della matassa. C'è chi è arrivato a definire 5 generi erotici, ma solo Freud per un istante intende che ci potrebbero essere tante libido quanti sono gli umani. E poi invece ne fonda una sola, a governo delle altre. L'aspetto interessante, di questo libro è quello museale o d'archivio della sessualità. Il titolo è ironico, ovvero in una certa elaborazione della fantasmatica, chiamata ideologia, che regge il movimento LGBTQ, aggiungiamo anche il Q di Queer, lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, Queer. Queer anni fa si sarebbe chiamato Freaks, scherzi di natura. Queer sarebbe chi è insituabile rispetto a questa gamma e tuttavia vi si situa paradossalmente. Potrebbe trovarsi in ogni posizione della gamma, senza fare l'etimologia di Queer e dell'uso sociale che ne è stato fatto. Nello stesso tipo potrebbero trovare posto più forme di erotismo, ma l'erotismo non è una forma. L'erotismo è l'impossibile forma della sessualità. Certamente c'è un erotismo dell'oggetto, con il suo aspetto magico, la credenza nella magia, e un erotismo del tempo, con il suo aspetto ipnotico, ma rimangono tentativi impossibili. Certamente sembra di parlare in una lingua straniera, della quale non abbiamo accesso, dire magia e ipnosi. Nessuno oggi nel discorso tecno-scientifico-manageriale crede alla magia e all'ipnosi. E invece, quando l'esercito maschile va ogni sera a puttane, e non solo di sera, crede nell'automatismo magico e ipnotico. Ci vanno in quanto sovradeterminati da un'idea della donna, da un'idea della madre, da un'idea dell'uomo, da un'idea di sé. Quindi l'aspetto di elaborazione dell'ideologia LGBTQ e una lettura parziale dell'omosessualità che non cerca la militanza pubblica, perché i militanti pubblici per lo più non vanno in analisi, per non distinguere tra analisi e psicoterapia, ancora una volta, e ce n'è sempre bisogno in questo periodo, riprendendo anche le formulazioni del DSM, che distingue tra una omosessualità distonica
da una omosessualità quindi che è tonica, una corretta e una scorretta in breve, per non stare dietro ai gerghi ipertecnici, che sono sempre una foglia di fico messa nel famoso posto. Se non addirittura una omosessualità eutonica, quella appunto della militanza politica e per i diritti degli omosessuali, è un primo contributo al dibattito questo. Tra il non del dibattito e questo approccio, cominciamo con leggere questo libro di Giancarlo Ricci e di cogliere queste sfumature, queste distinzioni, queste differenze e anche di confrontarsi con questi fantasmi, perché comunque non è facile, non c'è nulla di facile nella posizione di psicanalista che occupa in questo testo Giancarlo Ricci. Interessante appunto nel suo libro è la disamina della posizione dell'omosessualità nella Bibbia della psichiatria americana, dalla quale è uscita, non è più rubricata l'omosessualità, dopo la protesta del movimento gay americano. Curioso quindi che una protesta pubblica riesca a cancellare una malattia mentale. Quindi se la protesta pubblica si elevasse, sparirebbe addirittura la malattia mentale. Siccome è accettata la dicotomia tra omosessualità distonica privata e omosessualità eutonica pubblica, il principio del terzo escluso funziona, e come funziona? Lasciamo almeno che gli omosessuali che vivono distonicamente la loro sessualità possano rivolgersi agli psicoterapeuti. Questa è la legge e il pragma della Pagnotta, no? Che sono psicopompi di un grado sociale nella gerarchia. È il paradosso, no? È lo schiavo che va dal carceriere a farsi dare una regolata perché ha qualche dubbio sul fatto di essere schiavo. Quanto agli omosessuali politicizzati, la battaglia per la parità dei diritti non intacca l'ordine che produce la dicotomia. Non è che se ne sono accorti in tanti questo. Il femminismo intacca questo ordine, molto di più nel caso che vogliamo dire che qualche cosa mette in discussione dell'impianto della gerarchia. E l'ordine psi non cerca più di colonizzarli. Questa parte, quella politicizzata, quella che per dir così non ci va in analisi, ha indipendenza intellettuale per non farlo, anche perché non si tratta di analisi. Nella quasi totalità vanno da uno psicoterapeuta a indirizzo analitico, non vanno da un analista. Gli analisti che si attengono alla psicanalisi originaria qua e là sono rarissimi. E forse l'isteria è stata tolta dal DSM per evitare di doverla togliere solo per l'opposizione del movimento femminista. Cioè, visto come è andata col movimento gay, è stato meglio togliere prima l'isteria e diluirla in tante altre sintomatologie, in tante altre logie, piuttosto che affrontare la questione, se non a livello intellettuale, almeno a livello politico. E questo tra l'altro ha portato anche a qualche assunzione provocatoria dell'isteria da parte di alcune branche del femminismo americano e italiano. Dovremmo in un testo o in un video affrontare però questa questione che di primo acchito pare paradossale, no? Di assumere quello che è già quasi una non verità o anche una non verità. Faccio l'esempio:
mi si accusa, come è capitato, di essere slavo o in un'altra occasione di essere ebreo, io non chiarisco la posizione, io assumo la slavità che mi è stata attribuita, assumo l'ebraicità che mi è stata attribuita, in un modo appunto provocatorio, come l'ho chiamato, sì, con un'assunzione provocatoria, l'assumo in modo provocatorio, giubilatorio, e appunto richiede un'altra analisi, richiede un lavoro, richiede una ricerca. Lasciamo la parentesi aperta. È da sottolineare quello che è successo con la derubricazione dell'omosessualità come malattia, quale effetto della protesta del movimento gay americano. In teoria, appunto, come ho accennato in modo più rapido, un movimento politico potrebbe chiedere la derubricazione delle altre 399 malattie mentali, oggi chiamate eufemisticamente disturbi, o traducendo alla lettera disordini, perché è disordine che è tradotto con disturbo in italiano. Un nuovo ordine politico potrebbe quindi rovesciare il concetto di malattia e ritenere malati i sani. Non è che non ci sia questo tentativo, ma viene sempre fatto post mortem, no? E Hitler era un folle, eccetera. Elementi in tal senso, e che cosa dovevano essere le oligarchie di Hitler allora, che sono ancora al potere oggi, perché si tratta degli stessi strati sociali, non hanno mollato il potere. Elementi in tal senso esistono già. Negli ultimi femminicidi, che talvolta sono, talvolta che spesso sono massacri della famiglia, non è stata invocata nessuna patologia. E si comincia a affermare che gli assassini sono persone normali, normalissime. Come testimoniano interi quartieri. E interi paesi. Ma era un uomo normale, discreto, buono. L'approccio intellettuale non può fermarsi mantenendo l'impianto dicotomico. Occorre mettere in discussione l'impianto stesso, come a suo modo ha fatto Thomas Sassi con la psichiatria, mantenendo tuttavia altri aspetti ideologici dell'impianto. Detto in altri termini, il femminismo radicale ha già inteso che il movimento LGBTQ è come la somma del continuo per la teoria degli insiemi. Che esista o non esista, non inciderà sulla loro politica. C'è questa parziale, comunque parziale, questa parziale riuscita per i diritti degli omosessuali, per il femminismo radicale, non intacca assolutamente tutto l'impianto rispetto alla donna, messa da secoli in posizione subalterna. E andrebbe indagata questo varco identificato dal femminismo. Come è accaduto per la vicenda del termine omosessualità, prima rubricato e poi derubricato dal manuale diagnostico dei disordini mentali, è sufficiente che
uno solo, gay o non gay, lesbica o non lesbica, metta in discussione l'impalcatura dell'ideologia, del movimento LGBTQ per dissolvere la sua natura fantasmatica. La stessa impressione ce l'ha l'invisibile movimento eterosessuale, maggioritario, dominante e vigente, per Bacco, quella di poter sparire dalla sera alla mattina, come sono scomparse altre forme di impero. Potremmo fare la sociologia degli imperi scomparsi, dei popoli scomparsi. E del perché dell'accanimento su un popolo che assolutamente non ha nessuna intenzione di scomparire, ed è quello ebraico. E forse definirlo popolo è improprio. Basta quindi, e funziona così la famosa legge del caos, no? Il battito d'ali delle farfalle, che ne so, a Bombay, che provoca la caduta in borsa a New York. Basta una non accettazione radicale dell'eterosessualità e delle altre algebre della sessualità per vanificarle. C'è questo nel mito di Cristo anche. Addirittura abbiamo cambiato il modo di contare il tempo a partire da lui. Quando, per rimanere nell'ambito degli psicanalisti, quando ogni psicanalista, quasi tutti, nei suoi libri fa sempre una sparata contro il femminismo, si tratta di questa paura. C'è questa eterosessualità che è un impianto dominante, come lo è stato quello stalinista, come quell'impianto, per quanto poi abbia prodotto altre varianti di impianto, insomma, che è quello di Putin oggi. Eppure quel sistema in quel modo si è sgretolato dalla sera alla mattina. E potremmo riprendere perché si è vanificato, si è distrutto l'impero romano, che alimenta ancora i sogni di tutti gli imperialismi. La nozione di impero è da lì che trae la sua forza connotativa sociale. Anzi, dovremmo dire che è il mito di Gesù, che non si prende per Cristo, l'unto di Dio, e che non accetta l'ordine romano, che già pratica il principio del terzo incluso, annettendo per esempio l'oligarchia ebraica, mitico Caifa, per meglio escludere tutti gli altri ebrei, sino a distruggerli in tempo, sino a disperderli sulla faccia della terra. Basta quindi la non accettazione radicale di uno solo. In tal senso, il grande nemico di Gesù è stato Paolo, l'ellenizzato, che con la scusa di aspettare la parusia ha eretto la Chiesa come argine, come gerarchia, contro l'unico. E questa non è una lettura gnostica, non mettiamo la Chiesa come organo del male, sono annotazioni tecniche, linguistiche, strutturali, non gnostiche. Nel libro di Giancarlo Ricci troviamo l'impianto gerarchico,
la distinzione tra terapeuta e paziente. È sparito persino il termine lacaniano analizzante, sta sparendo sempre di più. Anche nei testi di Jacques Alain Miller, che dovrebbe mantenere il verbo del maestro Jacques Lacan, compare sempre di più paziente al posto di analizzante. Ormai è un vezzo, possiamo usare i termini arcaici, psichiatrici. Allora anche le distinzioni, la ricchezza linguistica, l'analisi del DSM e dell'omosessualità risultano irrisorie e forse derisorie per i presunti omosessuali, discriminati da altrettanto presunti eterosessuali, i psicanalisti anche. È in quanto presunti eterosessuali che applicano la discriminazione. Non è che ci sono degli eterosessuali buoni, giusti, che sono per la non discriminazione o che non discriminano. No. Chi non discrimina è in posizione intellettuale, non è in posizione di eterosessuale. Anche se non lo intende questo. È un caso che pur leggendo l'impalcatura erotica della sessualità non discriminiamo chi si dichiara omosessuale o eterosessuale o transessuale o bisessuale o altro. Certo, da scrittori è un'altra posizione ancora. Possiamo irridere ogni tratto umano e pagare cara a questa irrisione, nel caso di infiniti scrittori, non nel caso di citarne uno tra tanti, che sono stati inquisiti. E quindi possiamo scrivere del volto di pietra di tante lesbiche, della caricatura della zia zitella di tanti gay, della faccia da protestatari e protestati virili di legioni di eterosessuali, perché in quanto discriminati, per altre ragioni, anche come scrittori, siamo derisi dall'impossibile somma dei sessuali. È sempre da chiedersi perché qualcuno, raro, è attaccato da destra come presunto di sinistra e da sinistra come presunto di destra, oppure attaccato come amico degli omosessuali da parte degli eterosessuali o eterosessuale da parte degli omosessuali. E anche rispetto alla questione ebraica, attaccati in quanto amici degli ebrei. Allora, come scrittori, per dire così, non abbiamo nessuna pietà. E parliamo, attenendoci alla libertà della parola, del carnevale della vita e dei suoi attanti. L'approccio di Giancarlo Ricci è freudo-lacaniano, dopo aver cancellato la sua formazione con lo psicanalista distonico Armando Verdignone. E comunque è un Freud letto con gli occhiali lacaniani. E quindi abbiamo il predominio del termine soggetto, altra questione non analizzata, in cui rimane la distinzione inanalizzata tra soggettivazione e assoggettamento, fatta da Michel Foucault. Il soggetto è il pagliaccio di tutta la gerarchia, dal soggetto sovrano all'ultimo degli schiavi, entrambi presunti. Ecco perché il filosofo Jacques Derrida trova bestia il sovrano, che sembrerebbe una grande irrisione, e non può che fermarsi alla fenomenologia del continuo dal sovrano bestia alla bestia sovrana, e rimane un arcano. Abbiamo la supremazia della mancanza
nel testo di Giancarlo Ricci, come nel testo di ogni lacaniano, il desiderio definito come qualcosa di mancante, mentre potrebbe trattarsi dell'altra faccia della logica, quindi della politica, della pragmatica, di quel che occorre inventare, non di quel che già c'è, non tutto c'è già. Abbiamo allora la supremazia della mancanza, il desiderio definito come qualcosa di mancante, la questione dell'inconscio che diventa quella della soggettività. Altri lacaniani pongono la questione dell'inconscio come quella dell'essere, che è un compromesso con la filosofia o con la teologia. E poi questa questione della mancanza potrebbe anche essere che si sta parlando della questione del fare, della questione del pragma, della questione della politica, dell'altra faccia della logica, e quindi di quel che è da inventare, di quel che non si troverà nella logica, ma non in quanto mancante, ma è l'altra faccia, quella delle cose che si fanno. E comunque non primeggia la filosofia o la teologia in questi casi, ma il compromesso con. Un altro conto è la filosofia e la matematica, che possono essere un preambolo dell'analisi per ciascuno. Per ciascuno che si occupi di questi argomenti, di questi aspetti di vita. L'approccio può sboccare nella linguistica di vita, per ciascuno differente e non rispondente agli ordini di nessuna associazione psicoanalitica e o psicoterapeutica. Ma rari sono coloro che osano porre in discussione il primato del fallo, che non è quello della fase fallica. Dov'era il padre? Le omosessualità nella psicanalisi, ancora prima di essere un libro sulle omosessualità nella psicanalisi, si tratta di un libro sulla questione del padre. Ne abbiamo appena accennato con la questione del crimine. Il padre dov'era? Senza punto interrogativo. Questo libro, come in altri libri di psicanalisti lacaniani, c'è il ritornello del declino del padre, oppure del declino della funzione paterna, che trova il suo colmo sociale nell'elaborazione di Massimo Recalcati, che ha trovato a sua volta in una battuta di Jacques Lacan di attualizzare niente di meno e niente di più che l'evaporazione del padre. Questo declino è un modo della negazione della funzione di padre, che non intacca per nulla appunto il suo funzionamento. Quando noi partiamo dal declino del padre, abbiamo la richiesta avanzata anche dal filosofo Roberto Esposito di un bisogno di padre, e lo svolge in una filosofia politica questo bisogno di padre rispetto alle forme di rappresentazione del potere. E ciascuno di questi dettagli è da analizzare, non sono per nulla strutturali, sebbene possano essere dilaganti nella vita sociale e politica e personale. Occorre distinguere tra quel che appartiene alla vita, all'inconscio, da quelli che sono i tentativi di padronanza e di controllo della vita, ovvero di una negazione della vita stessa. In parte questo lavoro è avviato nel libro, l'istanza dell'originario c'è nell'elaborazione di Giancarlo Ricci, che comincia elaborando
E questo è un suo contributo specifico, come abbiamo accennato, l'ideologia del movimento LGBTQ. Movimento che è caratterizzato da una ideologia dell'indifferenza sessuale, della possibilità di scegliere l'orientamento sessuale, di scegliere il genere, o quantomeno di spronare il genere come costruzione sociale. È una lettura di quello che di teorico c'è negli studi di genere. Questo è un contributo importante. È una lettura di quello che di teorico c'è negli studi di genere. Studi che in questo momento sono al loro apogeo universitario, ovvero sono diventati, in un certo qual modo, pensiero corretto e quindi inquisitoriale rispetto alle altre teorie e a coloro che non partecipano a questo movimento ideologico. Giancarlo Ricci si accorge di come sia divenuto pressoché impossibile elaborare qualcosa della questione dell'omosessualità senza incorrere nell'accusa di omofobia o di eterosessismo. Quindi riconosce, sembra di essere nelle guerre di posizione, quindi riconosce la militanza omosessuale e la sua ideologia come qualcosa di costruito contro la struttura psichica, contro la struttura della vita. Tuttavia non lo fa rispetto a uno psichico intellettuale, ma a uno psichico antropologico, in cui appunto sono ancora visibili l'omosessualità e l'eterosessualità, non messe in discussione. E questo comporta quella istituzione dell'eterosessualità che è appunto ciò contro cui combattono i movimenti e le ideologie analizzate. E rispetto a questo non hanno torto, né teorico né pragmatico. Girano in tondo come risposta con l'attacco, perché l'attacco santifica l'eterosessualità e qualsiasi cosa che è attaccata, perché crede nell'attacco, nell'attaccamento, crede nell'omosessualità, è attaccata all'omosessualità. Cioè la battaglia non è intellettuale, ma viene fatta da un omosessuale contro un eterosessuale. E vince il principio dicotomico. Sono entrambi fregati. Abbiamo accennato a qualche fregatura dell'eterosessualità, ma insomma quella più grossa è di mettere la donna in posizione di madre nel rapporto sessuale e quindi di prendere ogni donna come prostituta. Non è un gran vantaggio. In concomitanza con l'analisi dell'ideologia del movimento LGBTQ, c'è l'analisi dell'omosessualità che riguarda la sua iscrizione e poi il toglimento di questa iscrizione che c'è stato nel manuale diagnostico, che è il libro standard, diciamo, della psichiatria nel mondo. Viene rilevato molto precisamente come non sia per l'elaborazione medica che l'omosessualità è stata derubricata dalle malattie mentali. È stata tolta l'omosessualità, come più di una volta accennato, per un intervento del movimento gay americano che era andato a seguire le fasi costitutive della nuova edizione del libro. Ecco perché ritorniamo sull'argomento, per citare questo aspetto illustrato da Giancarlo Ricci. Riprendiamo la questione del sintomo.
L'omosessualità è definita da Giancarlo Ricci come sintomo, no? E per quanto lo caratterizzi, come appunto si trova elaborato in psicanalisi, non come sintomo medico da togliere, ma come sintomo linguistico di una questione di vita da elaborare, rimane che questa definizione è contaminata da quella medica e risulta ancora tale proprio nel mantenimento della categoria dell'omosessualità. Omosessualità che è letta rispetto all'Edipo, che è letta rispetto alla teoria di Jacques Lacan della sessuazione, dell'azione del sesso, che formerebbe per l'appunto la cosiddetta identità sessuale, l'identità di genere, maschile o femminile, o di altri generi come teorizzato appunto dal movimento della lunga sigla. La ricostruzione delle fasi della sessualità c'è certamente in Freud e richiederebbe ben altra lettura. È il compromesso con il invisibile, con la fenomenologia, no? Viene fatta quella del bambino, dell'adolescente e poi dell'homo sexualis, l'uomo sessuale. È una significazione attribuita da Freud e dai primi psicanalisti e sulla quale non possiamo che elaborare in termini appunto di fantasma oppure di ipotesi del nuovo, come forse c'era nel primo approccio di Freud, cosa che non c'è più rispetto all'omosessualità e all'eterosessualità, ridotti appunto a fantasma, a copia impossibile della vita. Non c'è l'analisi, nemmeno accennata, anche se non è questo il libro, per dire così, ma con un titolo come Dov'era il padre, si potrebbe essere scritto le omosessualità e le eterosessualità nella psicanalisi. Appunto, l'eterosessualità non è definita come sintomo, mentre lo è nel linguaggio di Giancarlo Ricci, se non limitasse l'analisi all'omosessualità e affrontasse il principio dicotomico che taglia la sessualità in etero e omo. E questo principio è formulato come primato del fallo da Freud e poi da Lacan. In che cosa ci sarebbero tante omosessualità? Nell'omosessualità sbandierata e politicizzata, impegnata, assunta rispetto all'omosessualità privata oppure non accettata, all'omosessualità fantasmatica e non reale, all'omosessualità come difesa, eccetera. C'è l'ipotesi, pur mantenendo la generalità di questa omosessualità, che ciascun caso sia l'unico, è unico, e quindi in ciascun caso la vita, nella sua linguistica, è la materia di quel caso di vita. E quindi tutto il baradan linguistico della società non fa nessun caso clinico, non comanda il caso di vita singolare di ciascuno. Solo che è ancora un caso, questo libro, di omosessualità, pur nelle varianti della sua catalogazione infinita. Chiamarla omosessualità, guarda caso, permette a Giancarlo Ricci di introdurre elementi come inanalizzati e che erano stati prima analizzati nella sua prima formazione di psicanalista, ovvero qua e là, con delicatezza, introduce, come abbiamo accennato, la nozione di soggetto, di paziente, e persino quella di malattia mentale, di patologie differenti, quando diciamo patologie è per non dire malattia mentale.
Certamente il minimo comune denominatore di queste cose, no, il minimo della malattia mentale, il minimo della patologia, eccetera. Ma tuttavia le mantiene, le fa il minimo uso. Non basta, ovvero chiamare la sessualità, che è l'altro nome del pragma, che non va senza logica, chiamarlo uomo o chiamarlo etero o trans. È il modo di proporsi come guida, come terapeuta, in una distinzione dicotomica tra terapeuta e paziente. Che la psicanalisi sia un'altra cosa, che il psicanalista analizzante sia un dispositivo intellettuale, non un dispositivo medico, psicoterapeutico, eccetera, non è messo in risalto. Dov'era il padre? A tale questione bisognerebbe dire che quel che resta come sentinella della questione del padre sta nella guida, nello psicoterapeuta, nello psicopompo, ma per falso nesso, ovvero tolto il padre, tolto il dovere, non resta che la serie dei sostituti paterni, di cui ci sarebbe bisogno perché c'è l'evaporazione del padre, eccetera, tra i quali il psicoterapeuta, il prete, il curato, il sergente, le varie guide politiche, personali, familiari, il duce, il Führer, che vuol dire guida, il conducator, il coach, lo chef. Può meritare un'altra lettura la questione del maestro, della maestria, dell'arte. E anche dello chef. La testa, il capo, era il capo di bestiame all'inizio che va questo termine. Ma c'è addirittura in testa, in cima, Bereshit, che noi traduciamo con Genesi, a questa etimologia. Perché alcuni fantasmi possono raggrupparsi e diventare struttura? Perché non restano semplicemente nel loro statuto di fantasma? E questa è una clinica del fantasma, e anche clinica del fallo, della sovrapposizione tra la relazione e l'oggetto, che si nomina relazione oggettuale, come se la mano potesse acchiappare l'oggetto della pulsione, potesse fare ciò che vuole. Clinica della relazione oggettuale o del fantasma o del fallo, che non costituisce un avanzamento rispetto alla breccia di Freud, alla clinica di Freud. La clinica di Jacques Lacan, che anche da Giancarlo Ricci era ritenuta una clinica del fallo, e oggi sembra giustamente una clinica psicoterapeutica, ed è per questa ragione che gli psicanalisti lacaniani possono essere psichiatri, psicoterapeuti, psicologi e quant'altro, proprio perché è in atto una battaglia per la pagnotta. Da qui la guerra della psicologia, con il braccio armato dell'albo degli psicoterapeuti, che considera la psicanalisi una concorrente, quella più temibile, per quanto sia quasi scomparsa, ma non del tutto scomparsa, per fortuna, come è stata definita dalla Cassazione, no? Come la più alta forma di psicoterapia, valida solo la formulazione per colpire i psicanalisti laici, coloro che di formazione non sono medici né psicologi, e ce ne sono, anche se l'intruppamento nell'ordine nella formazione medica e psicologica ha portato a una rarefazione di questo aspetto, che in tali termini è sociologico, nelle ultime generazioni, insomma. Oggi la totalità delle nuove generazioni o è psicoterapeuta, nel senso che ha preso una laurea prima in psicologia, o è un medico che per l'ordine medico può occuparsi di questo, no?
Quindi Giancarlo Ricci fornisce un'analisi interessante che in buona parte è anche la nostra, dell'ideologia e del movimento LGBTQ e dell'operato dell'Associazione Psichiatrica Americana, operato che è quello della sua determinazione statistica dei disturbi, che sono le fonti del business del pianeta Psi, solo che non estende la sua analisi all'eterosessualità, non analizza il primato del fallo, che nelle sue altre forme, nei suoi avatar, è la logica di Aristotele, è la teologia politica e anche il biopotere di cui scrive Michel Foucault. In realtà abbiamo già notato che il termine da usare sarebbe di più tanatopotere che biopotere, il potere della morte, la padronanza e il controllo di cui diciamo, ovvero è un aggiornamento del discorso della morte, il discorso occidentale, anche come discorso della guerra, in questo caso anche guerra sessuale, guerra tra i sessi, che partecipa alla sua non lettura, tra l'altro, anche alla non lettura di che cosa sia la guerra intellettuale. L'omosessualità come fantasma non dà mai l'autorizzazione a sostantificare il fantasma in qualcuno. Se il fantasma omosessuale è il ricordo di copertura del parricidio, del funzionamento stesso del nome, e in questo è esatto appunto cogliere il tentativo di padroneggiare il nome, che non corrisponde comunque a un declino della funzione di padre, il declino è il tentativo di padronanza e quindi è una fantasmatica che non riesce e che non riuscirà mai e che non è maggiore o minore adesso rispetto a 3000 anni fa. Declino e crisi che sembrano nati col pensiero occidentale. Ebbene, dobbiamo dire che l'eterosessualità è il ricordo di copertura dell'incesto, quindi non solo il declino del padre, se esistesse, dovrebbe essere letto dalla parte omosessuale, ma dovrebbe anche essere letto dalla parte eterosessuale, perché affinché ci sia incesto occorre che sia messo a morte il padre. Il padre dov'era? Nel mito, nella parola, e non si presta a cancellarsi, governato dal fantasma del ricordo di copertura del crimine, e anche di quello del ricordo di copertura dell'incesto. Se è valido tutto quel che è valido dell'omosessualità, ciò è valido in altro modo, dissimmetrico, con tutta una serie di implicazioni anche per quanto riguarda l'eterosessualità. In particolare questa sarebbe tutt'altro che l'isola felice che risponderebbe al modo corretto della sessualità, l'uomo, la donna, la filiazione, l'asse verticale della transgenerazione e l'asse orizzontale della fatticità delle varie teorie omosessuali, ma si tratta per l'appunto di quella sessualità che è messa in discussione dal femminismo e dal movimento LGBTQ, perché si accorgono del tentativo di padronanza e di controllo della vita, il biopotere. Poi in parte, forse buona parte, rispondono con un tentativo di padronanza e di controllo alternativo. Certo, ha ragione Giancarlo Ricci quando analizza il tentativo di padronanza ideologico del movimento LGBTQ. Si tratta di questo, oppure quando questo tentativo di padronanza, che si spinge all'indifferenza sessuale, al genere indossabile supermercato dell'erotismo,
rilevando come vari femminismi teorizzino il contropotere, allora è un altro paio di maniche, diciamo. L'ordine simbolico della madre di Luisa Muraro è in questa direzione, non l'unica. Ci sono anche elaborazioni critiche che, mettendo in discussione ogni forma teologico-politica, lo fanno anche per quelle al femminile. L'abbiamo annotato anche noi, certamente, le teorie di genere, gli studi di genere, sono diventati un dipartimento, una prebenda in ogni università del pianeta, anche se, a seconda del contesto, sono più o meno evidenti, come per l'appunto è evidente il lavoro dell'Università di Verona, il lavoro all'Università di Verona, dovuto per l'appunto all'insegnamento di Luisa Muraro e all'inizio di Adriana Cavarero, e non per esempio all'Università di Trento, in cui non ci sono nomi da pronunciare come Luisa e Adriana. L'ideologia degli studi di genere è arrivata a farsi protocollo di esecuzione, come nel caso del libretto che dovrebbe insegnare la tolleranza contro il diverso e invece propone l'omologazione all'ideologia degli studi di genere. L'analisi di Giancarlo Ricci coglie esattamente questa tendenza. Ideologia normativa e dicotomica, o con me o contro di me. Non esiste posizione terza, ovvero posizione intellettuale, che è la nostra, indipendente. Per cui, se non si è contro l'omofobia, si è omofobi. Quanto più di falso. Come i tempi di o con lo Stato o con le Brigate Rosse. C'erano infinite posizioni che non corrispondevano né allo Stato né alle Brigate Rosse. E l'interesse per una dicotomia bianca e nera è dell'impianto del fallo, è dell'impianto gerarchico, è della sopravvivenza nella gerarchia e non della vita originaria che è senza gerarchia. Se l'eterosessualità richiede la cancellazione del padre per una fraternità tra simili, apparentemente senza problemi, in realtà poi sono tutti fratelli rivali per avere la posizione di guida, la posizione di psicopompo, di guida pompo. Ebbene, l'eterosessualità è come lo mostrano le guerre, è rivalità tra fratelli, non rispetto intersessualità tra fratelli, ma rispetto all'essosessualità dei fratelli, ovvero al possesso delle donne e alla loro circolazione, alla loro riduzione a merci, a oggetti di scambio, tutt'altro che la mistica del matrimonio di cui parla Giancarlo Ricci. Quando le cose funzionano tra uomini e donne, abusivamente, sessistamente chiamate per il loro genere, non è perché è l'eterosessualità che sia buona, che sia quella giusta rispetto all'omosessualità, che invece richiederebbe il declino del padre, ma è perché funziona qualcosa della legge, dell'etica, della clinica, non quella dei pazzi, della piega della parola, quel senso clino. Ha ragione Lacan a dire che il colmo del godimento fallico è il godimento dell'idiota, che però non accederebbe, per una sessuazione incompleta, all'incontro con l'altro, perché non c'è altro godimento che il godimento fallico. Chi si qualifichi come godimento dell'altro e con un resto per le donne qualificato come godimento al di là del fallo, ma che rimane fallico in questo al di là. Le donne sono poste come dissimmetriche e dipendenti
dal primato del fallo e quindi come subordinate e superiore. Il godimento dell'idiota è il godimento fallico, il godimento masturbatorio, accennato come fantasmatica in vari psicanalisti. C'è anche in Didier Dumas, che ha scritto La sessualità maschile, opera citata più volte da Giancarlo Ricci. Si tratta del fantasma della donna guanto, della donna a mano della masturbazione, donna sostituta della mano, per cui il godimento fallico, implicherebbe l'antropologia di un uomo, appunto, che gode solo con la masturbazione nel corpo della donna. Se non c'è questa lettura della supremazia del fallo come teologia politica, come impossibile teologia politica, noi non abbiamo nessuna risposta al perché la guerra, anche al perché lo stupro, al perché il femminicidio, al perché della discriminazione delle donne nella società ed è perché di ogni altra forma di discriminazione. L'elaborazione che conduce Giancarlo Ricci, come l'elaborazione di molti altri terapeuti della psiche, taglia il sociale e il politico dall'analisi senza cogliere nemmeno con l'ironia l'attacco ilare e giulivo e disperato di Félix Guattari e Gilles Deleuze nell'Antiedipo, che metteva in primo piano la faccia politica del privato e esclusivo e soggettivo campo psicanalitico. La questione di vita, infatti, nell'elaborazione di Giancarlo Ricci, diviene la questione della soggettivazione, la particolarità, la singolarità, l'unicità del caso sono inseriti nella soggettivazione e quindi è qualcosa che sarebbe il soggetto in progressione, in cantiere, in costruzione, e invece si tratta del romanzo familiare del nevrotico e dello psicotico, certo. Lungo il percorso di lettura del libro, Giancarlo Ricci intesse una trama ricca e densa di riferimenti a altre opere, in particolare di psicanalisti, ma per l'appunto se l'estensione di questa trama suffraga la sua tesi di lettura è perché questo movimento, come il movimento LGBTQ, per alcuni aspetti è un disorientamento, e in particolare rispetto alla questione del padre, del presunto declino, che è una cosa antichissima, perché ogni ideologia politica è fondata sul declino del padre, addirittura è morto quel padre. E il riferimento non è tanto al Dio è morto o di Nietzsche, quanto all'uccisione simbolica che Freud ha trovato all'origine dell'umanità. Uccisione simbolica di un'istanza che permette di edificare un Dio eletto dal popolo e non tanto il popolo eletto, che è la conseguenza delle elezioni di Dio. E stiamo dicendo Dio, tra virgolette, quindi è nominabile. L'innominabile è messo a morte. Curiosamente, tra i termini per indicare l'innominare, l'innominabile, c'è in ebraico Hashem, nient'altro che il nome, ma il nome non è il nome di Dio. Hashem non è uno dei nomi di Dio o il nome di Dio. Se i lacaniani, tra i quali Giancarlo Ricci, radicalizzassero alcune analisi di Lacan, potrebbero anche avviare un'altra elaborazione quando si precisa che il nome del padre, quello che è forcluso o declinante nell'omosessualità, anche in quella del
presidente della Corte d'Appello di Dresda, Daniel Paul Schreber, ebbene è il nome del padre morto. Qual è il padre del nome del padre? Che c'è nel nome del padre? È il padre morto. Ecco perché c'è il presunto declino. È morto addirittura, non c'è proprio da declinare. E allora via quel bisogno infinito di padri. E non solo, no? Bisogno infinito di guide, di padri eterni, di padri padroni, di conduttori della Repubblica, di conduttori della vita personale, conduttori della moglie, conduttori delle figlie, conduttori che quando le donne non vanno nella direzione della guida vengono soppresse. Questo è detto con questo termine astruso di femminicidio. Ora, leggendo vari scritti intorno al padre, la posizione di Giancarlo Ricci risulta più complessa e più densa, a maggiore spessore di altri, molto più faciloni nell'approccio. Non è facile comunque l'approccio al lavoro di Giancarlo Ricci, ma rimane che accettando il termine omosessualità, in un ambito di cura che è psicoterapeutico più che psicanalitico, spadroneggiano gli imperativi teologico-politici, gli effetti normativi del testo. L'omosessualità maschile rimane inanalizzabile, per quanto l'analisi di Giancarlo Ricci riguardi molti aspetti delle varie teorie dell'omosessualità nell'ambito della psicanalisi. Non viene messo in discussione l'impianto teologico. L'omosessualità rimane una cosa privata, di natura prettamente fantasmatica. C'è infatti nel testo l'affermazione che il fantasma governa, dirige, determina. Ovviamente non c'è nessun riferimento al fantasma come costruzione sociale, a quel fantasma di gruppo elaborato da Félix Guattari e Gilles Deleuze, per esempio. La tesi è che l'omosessualità è un sintomo, un disguido, un accidente della sessualità, in particolare dell'eterosessualità. Il mantenimento del primato del fallo, mancato in questo testo in quanto ridotto alla prima creazione di Freud, ovvero alla nozione di fase fallica, quando invece si tratta anche di teologia politica, del governo degli umani, di quel che sotto la questione non tanto della soggettivazione, cui parla anche Giancarlo Ricci, ma dell'assoggettamento, elaborato in particolare da Michel Foucault, ebbene fa rimanere nell'ambito della psicoterapia. È infatti una gentilezza, un eufemismo l'impiego del termine terapeuta, senza la radice psico. Si tratta infatti del business delle malattie mentali, divenuti semplicemente disordini o disturbi, alimentando la creazione dell'omosessualità come mantenimento della fantasmatica di ricordo di copertura del crimine. L'eterosessualità non è indagata come ricordo di copertura dell'incesto. Certamente chi legge questo libro trova la trama della ricerca che è svolta rispetto al mantenimento di luoghi comuni psicanalitici, in particolare della scuola di Jacques Lacan, e quindi che possono avere un'altra lettura. L'interesse maggiore non è rispetto tanto al padre dov'era. Il padre è chiaro nella sua eterosessualità impeccabile, di notte va puttane. E tra la donna madre e la madre donna, tra la moglie e la prostituta, in ogni caso si tratta di godimento dell'idiota, ovvero di masturbazione. Da una parte la mano e dall'altra la protesi. La donna come mano dello stupro, la mano stuprazione più che la mano del turbamento. In tal senso noi leggiamo in ben altro modo alcune delle citazioni ricorrenti, non avendo mai trovato noi materia intellettuale, ma solo psicoterapeutica,
e quindi in un certo qual modo sostanziale e mentale. Facciamo riferimento in particolare alle ricerche di Jacqueline Miller e di Charles Mellman. Che mi pare si lega Charles, giustamente. Tra le nozioni che possono avere ben altro svolgimento, quindi, c'è non solo la nozione di soggettivazione, ma anche quella connessa di soggetto, che è mantenuta. Poi, perché l'epoca lo permette, è mantenuta anche la nozione di patologia, la nozione di paziente. Per quanto ci sia un gioco linguistico sulla questione dell'inconscio, che sarebbe anche impaziente, tuttavia è fare l'occhiolino alla psichiatria, definire chi va in analisi col termine di paziente. Per quanto forse possa leggersi la conclusione di un'analisi come il raggiungimento di una impazienza assoluta, ovvero dell'assenza di pazienza. C'è da fare oggi un lavoro, come spetterà a ciascuno, come spetta a ciascuno leggendo Freud, rispetto alla sua esplorazione della sessualità. Anche Armando Verdignone, nel libro L'affaire fiscale, annota come Freud rimanga da leggere rispetto alle enunciazioni sulla sessualità. Si accorge, per esempio, che dice che la coppia oppositiva attivo-passivo governa, ancora questo governo, la sessualità. Rimane da leggere la questione delle fasi dello sviluppo del bambino, fase orale, fase anale, fase fallica, fase genitale. Non è un caso che, pur non ponendo obiezioni a questa questione, Armando Verdignone non riprenda mai tale suddivisione. Possiamo dire oggi che non è altro con un termine che è un ricordo di copertura. Possiamo trovarci a formulare un'ipotesi per intendere, l'intendere anche là dove non ci sono risposte, come nel caso del mito scientifico del padre, del complesso edipico. Ebbene, noi non possiamo assolutamente e comunque parlare di norma, di normatività, di normazione. Quando qualcuno, come Giancarlo Ricci, parla di norma, di normatività, di normazione, a proposito del complesso di Edipo, della soggettivazione, della costruzione dell'identità sessuale, dell'identità di genere, non è più un analista in ascolto, ma è il servo del re che si piega e uccide, è un gerarca, a qualsiasi livello si ponga nella gerarchia, è un agente teologico-politico, per dirlo come Thomas Sass, è un poliziotto, ovvero riduce l'analisi a una pratica di controllo pubblico, di controllo dell'omosessualità, con il presunto contentino di distribuire una possibile guarigione. È quello che Michel Foucault chiama il biopotere, che si realizza sempre come potere della morte. Dare il giusto rimedio, la giusta morte all'omosessuale, con una pillola indoratissima, psicanalitica. La sessuazione, come l'ha chiamata Lacan, consiste nelle implicazioni logiche, non della vita, ma di quel che giustamente Lacan chiama logica del fantasma. Di che cosa si tratta con il fantasma? Si tratta della copia, del feticcio, eretto dinanzi alla vita. È proprio non analizzando il fantasma dell'eterosessualità che Giancarlo Ricci non coglie la manifestazione reattiva della militanza del movimento per i diritti delle varie sessualità presunte, per me. Intendiamo che assolutamente non è dominante il codice materno della società,
Tra parentesi diciamo che non sappiamo rispetto a questo dove viva Giancarlo Ricci e gli altri psicoterapeuti e anche dove viva Pierre Legendre. Noi viviamo, per dirla con termini femministi, in una società evidentemente, eminentemente paternalista, patriarcale, fondata sul nome del padre, che nessuna forclusione toglie, se non per instaurarlo negativo, perverso, il suo presunto limite, nello psicotico, o nella guida che è andata fuori di testa, il Führer. Non a caso riletto lo psicotico, intendo, come rivoluzionario, con la figura dello schizofrenico non ospedalizzato, da parte di Guattari e Deleuze, in particolare, e non solo, nel libro L'Antiedipo. Non c'è psicanalista che si rifaccia a Lacan e che non dia la sua strimpellata al femminismo, non cogliendone distanza, come anche accade con il movimento LGBTQ, ovvero non è dominante l'ideologia del movimento citato, l'ideologia che fa riferimento al codice materno, ma è reazione al principio del terzo escluso, in tutte le sue applicazioni da parte di coloro che sono compromessi con il fantasma dell'eterosessualità, in quanto tra l'altro, ricordo, di copertura dell'incesto. E quindi l'analisi dell'omosessualità non può andare senza l'analisi dissimmetrica, non complementare, assolutamente altra, quella dell'eterosessualità. Questa altra fantasmatica comporta, laddove sia applicata come una ideologia, una serie di contrappassi e contraccolpi, di certo dissimmetrici rispetto a quelli dell'omosessualità, della caccia all'omosessuale, insomma. Il femminismo radicale elabora l'aspetto patriarcale della gestione dell'eterosessualità e rimane l'unico ambito che mette ancora in discussione la supremazia del fallo, la psicanalisi sorda all'istanza del femminismo, rimane nel narcisismo delle piccole o grandi differenze e non fa altro, come fa anche Giancarlo Ricci, che rilanciare la supremazia dell'eterosessualità e quindi di tutto quel che causa come esclusione o negazione di chi bazzica in un altro errore tecnico. Certamente l'omosessualità è un errore tecnico specifico, come è un errore tecnico specifico l'eterosessualità. La sessualità è un ritornello, ma non lo è per davvero, non è omo, né etero, non è trans, richiede un'elaborazione delle varie fantasmatiche di padronanza e di controllo sulla vita. Certamente non è una cosa originaria l'omosessualità, non lo è neanche l'eterosessualità, nonostante la grande costruzione mitologica anche di Freud. E quindi agli intellettuali e a quelli che non hanno la questione psichica ma la questione intellettuale non resta che esplorare ciascuna di queste senza assolutamente mai dare elementi per normare, come scrive Ricci, anche un solo dettaglio di vita, ovvero l'errore tecnico è da elaborare, forse l'unico, ma questo è da elaborare, non è un dovere, non è un obbligo, se non intellettuale, non sociale, non personale, è una chance intellettuale di elaborare la propria vita, di proseguire di passo in passo, di piede in piede, nell'astrazione, che non è complicata, né intellettualistica, è la narrazione in atto.
senza tabù, senza non del fare. Come noi non obblighiamo alla cura degli eterosessuali, ben quel che stiamo dicendo, e secondo Giancarlo Ricci sono veramente tanti, perché omosessuali e altri appartenenti al movimento LGBTQ sono una minoranza, dice. E che business, se si instaurasse la cura degli eterosessuali. Ma tranquilli, è già in atto. È un'ironia, un modo della questione aperta per interrogarsi sia sull'omosessualità, alla quale sono dedicati infiniti libri in Italia, ma anche alla questione dell'eterosessualità. Zero libri in Italia. Il padre dov'era? Era nell'omosessualità in quanto negato? Ma la negazione del padre non riesce. Questo non è menzionato da Giancarlo Ricci, che mi pare avesse ben altra elaborazione della nominazione del padre, della funzione dell'emozione. Non c'è declino del padre, in famiglia o in massa, in tutta la società, nell'intero pianeta, nelle galassie, che possa cancellare la vita, che possa cancellare l'inconscio, che è il suo altro nome, ma inconscio come logica e come industria della parola. L'epoca è per il declino, ma la funzione di padre non è la funzione paterna, e la funzione paterna, che ne dica Giancarlo Ricci, non declina. I declinatori chi sono? Sono i soggetti accalappiati al processo di soggettivazione, dalla costruzione per identificazione della loro identità sessuale, ovvero dell'amore per l'idolo, talvolta tiranno, despota o vampiro. Lo psicoterapeuta in tal senso è un psicotiranno, è molto buono, non cambia nulla, psicodespota, psicovampiro. In alcuni luoghi comuni è visto appunto come un vampiro che prende soldi per una pseudocura, per una pseudoguarigione, per una pseudoterapia, più che psicoterapia. Ma la psicoterapia è una pseudoterapia. Quanto poi alla questione psichica, menzionata da Giancarlo Ricci, occorre notare come non vada senza l'analisi della corpoterapia, allora. Il biopotere di Foucault, in tal senso, sarebbe proprio una corpoterapia, ovvero tentativo di padronanza e di controllo del corpo, quale altra faccia del tentativo e padronanza di controllo della psiche, a torto ritenuta soggettiva, individuale, quando invece si tratta della scena, della parola, divenuta quasi illeggibile perché coperta dallo scenario della teologia politica. Il corpo è il dove. La psiche, volendo mantenere questo termine, è la scena, è il verso dove. Affermare dove era il padre senza punti domanda partecipa al tentativo di padronanza e di controllo del padre, tentativo di situarlo fuori dalla parola. Apparentemente riguarderebbe il posto dei padri nella famiglia, nella società di quest'epoca, e sarebbe per l'appunto la litania di padri che si prendono per figli, che si prendono per fratelli, che si prendono per amici, oppure di padri assenti, senza interesse, non solo per i figli, ma anche per le mogli, per le madri, eterosessualmente perfetti. Ovvero, quando la moglie ha un figlio e avesse una psicosi post-parto, una depressione dopo il parto, i mariti non deprimono, ma si comprimono e si esprimono con le prostitute. Insistiamo, mantenendo il titolo del libro solo in modo ironico, il padre dov'era? Non era dalla santa, ma dalla strega, non dalla moglie, ma dalla puttana, mentre il padre, che bisognerebbe scrivere tra virgolette a questo punto, è intoglibile dalla parola, come ciascun elemento linguistico.
appena qualche cenno della lettura del libro di Giancarlo Ricci, Il padre dov'era, le omosessualità nella psicanalisi, Sugarco Edizioni del 2013. Sono 206 pagine al giusto prezzo di 16,50 euro.